tanto di... Buongiorno, buongiorno, siamo qui nei pressi del fiume Bormida. Questo che vedete è il ponte che collega Alessandria a Spinetta. Questa sulla nostra sinistra la centrale idroelettrica che sta andando un'altra volta a bagno, e ora proviamo a scendere a vedere com'è la situazione. Situazione molto allarmante, molto pericolosa. Il Bormida è subito qui, ecco, in questa discesina. Professore, praticamente che sta venendo su, rispetto a qualche giorno fa, l'altro ieri forse sono venuto, guardate che tronco gigantesco e che velocità abbiamo lì di sopra, ecco, e ecco un'altra fila di tronchi spaventosi che vanno velocissimi su una corrente estremamente tumultuosa. Ecco qua, qua praticamente, guardate bene, qui non so se ricordate, c'era una strada di servizio, una strada battuta di ghiaia. Ecco, praticamente noi siamo praticamente dentro l'acqua, e alle nostre di fronte, proprio esattamente di fronte alla centrale, la centrale idroelettrica, questa povera centrale idroelettrica. Immagini impressionanti. È letteralmente coperta, probabilmente non è finita qui. La pioggia continua a battere incessantemente, la Liguria, da dove c'è il bacino idrico del fiume Bormida, è battuta da temporali e da pioggia incessante. Qui la situazione è veramente impressionante, ho quasi la sensazione, ma che se continua così, non è tanto una sensazione quanto una constatazione, anche il ponte potrebbe anche essere chiuso, perché praticamente quasi tutti i piloni di sostegno sono stati raggiunti dal livello dell'acqua, forse c'è un metro tra fuori. L'altro abbiamo letto che la piena del Bormida è prevista intorno alle ore 13, ecco, quindi qua questa situazione è destinata a peggiorare. Professore, venga di qua, non vada avanti. Sore, venga di qua. Qua, ecco qua. Andiamo un po' più in alto, va? Così facciamo vedere meglio la situazione. Questa è la centrale idroelettrica andata a mollo un'altra volta, ecco qua. Ecco, praticamente il fiume si è ripreso il suo spazio. Si è ripreso il suo spazio, ecco un cormorano che vola lassù. Il fiume sono impressionanti queste piccole onde. Sì, perché che stanno avanzando. Sì, perché annuncia che l'acqua piano piano arriverà fino alla somma di questa stradina, e bisognerebbe avere così anche la fortuna che l'acqua, la pioggia smetta, e almeno questo evento che si possa contenere, perché poi dall'altra parte sulla Liguria chissà cosa sta succedendo. Certamente noi abbiamo un letto del fiume che è veramente spaventoso, continuano a passare tronchi e altro. No, ma sono immagini impressionanti. Altro, guardate le onde, guardate proprio le onde, ci sono onde in mezzo al fiume, una corrente, ecco, impetuosa, guardate. Provo a fare una zoomata. Guardate proprio là. A 150 metri dal fiume, dal ponte, guardate proprio le onde, sta ondeggiando, una corrente incredibile che preannuncia che il fiume non ha ancora raggiunto la sua massima potenza.
si sta scaricando con una violenza inaudita. E questo movimento qui è un preannuncio di salita ulteriore del livello dell'acqua. I tronchi continuano a passare, ecco, giganteschi, incredibile, interi alberi sradicati completamente. Guardate che stanno navigando, c'è una teoria continua di tronchi che inizia 150-200 metri prima e continua, guardate, mezzi sommersi avanzano uno dietro l'altro, ramaglie, altri detriti, velocissimi, guardate quello com'è veloce, una potenza impressionante. Quando la natura mostra la sua forza, l'uomo diventa piccolo e deve sperare che questa si contenga e si trattenga. Ecco, abbiamo visto una situazione poco prima, quella di Spinetta, dove lì effettivamente in un contesto urbano certe cose bisogna anche predisporre. Qui invece siamo in una situazione più naturale, in un greto del fiume, di un fiume che in questo momento ha una portata che è almeno 10 volte la portata, 10, 20, 30 volte la portata normale. Ma guardate, è impressionante tutto. Il fiume è praticamente, al centro del fiume è marrone di tronchi, guardate, di tutte le dimensioni, anche verso la sponda dall'altra parte. Guardate questa grossa carcassa di qualcosa che naviga velocemente. Il traffico è... Facciamo presente, professore, un'altra cosa. Sulle strade ci sono dei crateri incredibili. Enormi, c'è... Buchi che se sfortunatamente ci si entra dentro con una ruota si demolisce tutto. Sì. Quindi una situazione allarmante anche per quanto riguarda la sede stradale. Sì, voragini, sì. Più sì. I danni che sta causando questo maltempo, e di sicuro sono situazioni che non... eventi incredibili, ecco. Cioè non... Ecco, questo cancelletto di delimitazione... Questo è l'ingresso, ormai non si può nemmeno più entrare. No, è praticamente quasi sommerso, l'acqua continua ad avanzare... Vediamo, proviamo solo questa piccola rampetta, Proviamo ad andare fino qua. Ecco, andiamo velocemente, possiamo anche attraversare la sbarra di confine, diciamo, della proprietà della... Sì, della... solo per far vedere a titolo informativo, sì, molto... Per cambiare... prospettiva. Possiamo far vedere qua com'è la situazione. Facciamo vedere qua sul... Vedete, la centrale che ormai è fuori solo per un terzo. Questa è la situazione. La situazione è veramente, veramente preoccupante. Va bene. Una situazione preoccupante. A questo punto noi da questo mare di fango e di tempesta vi salutiamo e cerchiamo altre situazioni da segnalare e da rappresentare ai nostri amici che ci stanno guardando e seguono la nostra pagina. Un caro saluto da Svegliati Alessandria. Dal Bormida, arrivederci a tutti.